Buongiorno a tutti. Noi oggi iniziamo un video diverso, nuovo. Anzi, direi meglio una playlist, perché questa è l'intenzione. È un po' un esperimento, ve lo dico subito. È un esperimento perché vorrei tentare, adesso che sto guardando i dati e sto vedendo un po' le persone che ci seguono e capisco che c'è un gruppo, come dire, di persone che sta seguendo con attenzione i video che noi facciamo. Allora mi sono domandato, siccome dai dati che si estrapolano dagli infernali social si sa più o meno di che età sono le persone che ci seguono e vedo che ci sono moltissimi giovani, allora mi sono chiesto se non era il caso di affrontare un tema che è poco noto e un tema anche che è poco dibattuto, che è quello, come dire, del perché della politica. Perché, anzi meglio, lo dico meglio, perché fare politica? Perché fare il volontario politico? Perché diventare un politico? E come dico io sempre a tutti quanti voi, sono, diciamo, quattro chiacchiere su quella che io definisco l'arte più bella del mondo e anche sulle ragioni poi di un impegno, perché è giusto impegnarsi. E allora abbiamo pensato, come dire, di delineare insieme ai miei collaboratori un percorso di 10 video che metteremo in una playlist. Questo è il primo, quindi questo è il discorso iniziale di introduzione. Cercherò di spiegare le ragioni per cui uno deve impegnarsi di fatto. Ebbene, in questo percorso di 10 video cercheremo di capire perché uno si deve impegnare, quali sono i temi della politica, quali sono i temi che uno deve conoscere, la comunicazione politica, la candidatura politica. Sono andato un po' su internet, ho girato, ho navigato, ho visto un po' di scuole di politica online. Alcune sono veramente troppo precise, cioè parlano dei piani urbanistici, dei piani sanitari, cioè entrano in un dettaglio molto specialistico, se posso dire. Altre invece sono come candidarsi e soprattutto che tipo di, come dire, di comunicazione uno deve fare. Ne ho vista una, peraltro anche costosa, che insegnava a fare il volantino. Allora la mia domanda che mi sono fatto, ma il volantino di che? Della tua faccia? Con quali contenuti? Ecco, allora mi sono domandato, ma forse è bene cercare di spiegare perché uno si deve impegnare in politica e che bagaglio si deve portare dietro. Io non vi voglio dire di destra, di sinistra, di centro, non mi interessa nulla, ognuno può fare quello che vuole. Però il metodo è che deve seguire un processo per cercare di arrivare attrezzato al momento in cui decide o quando il caso glielo fornirà oppure la sua ambizione lo spingerà. Io l'ho fatta mentre ero imprenditore, quindi l'ho fatta facendo un doppio lavoro in un certo senso. Ero imprenditore della comunicazione, avevo una grossa agenzia italiana, avevo tanti dipendenti, però mi sono sentito, come dire, in dovere con me stesso almeno di fare un servizio, io l'ho vista così. E devo dire che man mano che la facevo ne capivo l'importanza, ne capivo l'arte, ne capivo il bisogno che il paese, il mondo ha di gente che si impegna in politica. E allora io vi voglio portare all'interno di questo processo. Innanzitutto domandiamocelo, cosa vuol dire arte della politica? Molti pensano, come dire, a sotterfugi, pensano a mediazioni, pensano a imbrogli, pensano a cose strane. No, l'arte della politica è una cosa molto semplice. È come vedere il mondo dall'alto. Mi spiego. Tu sei nella tua città, ti vuoi interessare, come dire, della politica del mondo, è come se ti mettessi sopra un monte alto, 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 quasi su un razzo che adesso portano addirittura su Marte. Ebbene, dal razzo vedi la Terra e lì vedi giù completamente come si muove tutto il mondo, perché quello, come diceva uno, un battito d'ali a Tokyo fa venire un terremoto nella pianura padana, cioè, voglio dire, è tutto interconnesso, è talmente globalizzato, interconnesso e difficile da cogliere nel suo insieme che è giusto alzarsi, guardare dall'alto, perché la politica non è soltanto i partiti, la politica vuol dire vedere la società come evolve,
vuol dire capire come va l'economia, vuol dire come va la società, come va quello che noi chiamiamo welfare state, cioè la sanità, le pensioni, perché c'è bisogno di sviluppare da un lato, ma nello stesso tempo c'è bisogno di difendere chi è più debole o di difendere quelli che hanno bisogno dei servizi dello Stato, che tipo di servizi devi dare, come li devi dare, quando li devi dare. Tutto questo si interconnette perché nel momento in cui tu stai spingendo verso come dire, l'obiettivo dello sviluppo, non devi dimenticare che dietro c'hai carovane di persone che dello sviluppo non hanno bisogno, ma hanno bisogno di ben altro, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di servizi, hanno bisogno di attenzione. Ecco, allora tutto questo mondo qui è il mondo che la politica ti fa vedere dall'alto, allora tu la vedi e proprio come fosse una specie di Lego, muovi i pezzi per cercare di arrivare a una sintesi per cui tutto quanto funziona bene. Quando funziona male vuol dire che la politica è fatta male. Quando funziona bene vuol dire che la politica è fatta bene. La liberazione, per esempio, l'arrivo dei Taliban in Afghanistan ha cambiato totalmente la politica e la geopolitica, come dire, dei rapporti nel mondo. La guerra barra disputa, poi la vedremo, tra Stati Uniti e Cina, stanno cambiando i rapporti di tutta l'Europa, lo sviluppo dell'Europa, che sta diventando un interlocutore all'interno dei poli, dei grandi geopoli, è un altro sviluppo che noi abbiamo visto grazie, tra virgolette, al Covid. Tutta la storia del Covid è geopolitica. Il fatto che noi siamo tutti vaccinati, al di là di qualche Novax che non vuol vaccinarsi, ma siamo tutti vaccinati, mentre invece i paesi poveri, cosiddetti del terzo mondo, eccetera, hanno più o meno il 2-3% di vaccinati, fa pensare. La disuguaglianza del mondo fa pensare. Allora, tutto questo va messo, come dire, insieme per cercare di avere una linea che poi conduca anche il tuo modo di pensare, la tua politica, il tuo sistema di valori, in che cosa vuoi credere, in che cosa vuoi combattere. E poi c'è un altro piccolo dettaglio. Il mondo è tuo. Noi ce lo diciamo adesso col clima. I giovani se lo dicono col clima. Greta ce l'ha ricordato. È vostro. Quindi voi avete una piccola azione di questo mondo. Avendo una piccola azione, voi dovete, è una proprietà. Voi dovete difendere la vostra proprietà del mondo. Di quella quota di mondo. Di quella quota di paese, di quella quota di regione, di quella quota, che è sempre un po' più grossa ovviamente, di città in cui abitate, di quel borgo, di quella frazione, di quella battaglia che volete fare per la vostra frazione. È vostra, non è di un altro. Non è che un altro te l'amministra e tu puoi decidere soltanto facendo un giudizio così o avventato o disinteressato o indifferente. No, tra l'altro noi tutti quanti nasciamo. Adesso io quando sono nato io un po' meno, ma adesso voi che siete di questo periodo nascete già con 50.000 euro di debito sulle spalle, perché il debito pubblico diviso per i pochi nati che noi abbiamo vi dà subito una mazzata, quindi voi partite già con un fardello in un certo senso. Sorrido perché nessuno se ne rende conto che parte con un fardello, ebbene voi partite con un fardello. E allora se io ho un fardello sulle spalle di quasi 50.000 euro, beh, mi dico, caspita, cerchiamo di farli diventare 40, 30, 20 o no? Questa è politica. Tutti si possono avvicinare? La risposta è sì, tutti, dal primo all'ultimo. È chiaro che c'è un grosso gruppo di cittadini che non è interessato e tanti che sono interessati a una cittadinanza attiva, cioè che si impegnano. In mezzo poi c'è quel ventre molle, come sempre c'è in tutte le cose, c'è quel ventre molle che dice ma perché mi impegno, ma in fin dei conti io ho le mie cose, in fin dei conti faccio lavoro, in fin dei conti sono un buon professionista, in fin dei conti sono un buon industriale, in fin dei conti sono un buon impiegato, insomma faccio il mio dovere, faccio la famiglia, ho i figli, tutte queste cose qua, va benissimo. Quelli che abbiamo messo da una parte, cioè quelli che sono contro, ci sono sempre stati. Ce n'è stato un periodo adesso in cui ce ne sono molti di più, perché sono anche quelli incazzati perché si sentono rancorosi verso una politica che gli aveva promesso Maria Monti e non gli sta dando quello che loro si aspettavano di avere. Non voglio citarli perché sennò sembra che io sia di una parte o di un'altra, non voglio essere di nessuna parte, cercherò almeno di non essere una parte, voi le mie idee più o meno le conoscete, quindi non entro nel merito, ci entrerò quando parleremo del sistema di valori, delle ideologie e di queste cose, ma cercherò di farlo non professoralmente, ma almeno senza prendere posizioni strette.
Ebbene, questa gente qua pensa che lo Stato non sia suo, in un certo senso. Pensa di non far parte, di far parte di questo Stato e di avere soltanto i diritti di avere alcune cose. Vero, non vero, qualcosa di vero c'è, ovviamente. Se la gente è rancorosa, se la gente è incazzata, c'è una ragione. Però sono, come dire, non vogliono impegnarsi a cambiare, se non protestando, tra virgolette. Poi c'è quelli invece di cittadinanza attiva, sono quelli molto impegnati. Sono quelli che vanno nelle piazze, sono quelli che pensano di combattere una battaglia o di combattere alcune battaglie. Ci sono quelli che fanno i venerdì i Fridays for Future, che inondano le nostre piazze del mondo, praticamente, giustamente a mio avviso, e questa è chiamata quella che si chiama cittadinanza attiva. Cittadini protagonisti, in un certo senso. Ma io sono un po' più pratico. Perché occorre far politica? Anche se voi decidete di essere nel ventre molle, di non fare nulla né gli incazzati né gli iperprotagonisti, in mezzo. Perché è necessario? Uno fa un piccolo imprenditore, per esempio, perché deve sapere di politica? E lui deve sapere, deve capire, per giudicare cosa fare. Perché se lui è un piccolo imprenditore e vuol fare esportazione, per esempio, lui deve capire dove saranno i mercati nuovi nel futuro. E se lui non capisce la politica complessiva di questo mondo, rischia di perdersi delle occasioni. Io lo dico in maniera assolutamente utilitaristica. Non sto facendo un discorso, come dire, teorico, il bello dell'impegno. Io ho visto tanti imprenditori nella mia vita che mi hanno colpito molto, perché arrivavano e ti dicevano, un po' come fa ogni tanto il presidente della Confindustria, dobbiamo aumentare il fatturato dell'Italia, il fatturato delle nostre aziende, cioè monotematici. Ah, quella roba lì, tutto il resto intorno come se sparisse. Ma se tu non conosci il resto intorno, rischi anche di non raggiungere quell'obiettivo lì, perché il resto intorno influisce su quell'obiettivo. E quindi è giusto, come dire, cercare di capire, come si direbbe, come va il mondo, per poter individuare gli sbocchi, le nicchie, le possibilità, le potenzialità che uno ha all'interno di questo mondo, perché vede esattamente come sta andando. Noi abbiamo spostato, per esempio, i nostri equilibri, noi mondo occidentale, verso l'Indocina. Gli Stati Uniti stanno prendendo il Mar Cinese come punto, come dire, di scontro prossimo futuro nei confronti della Cina. Vi dice nulla morire per Taiwan? Sarà uno dei motivi e degli slogan di cui parleremo più avanti in questi prossimi anni, in questi prossimi 10 anni. Uno dice, ma cosa cavolo c'entra Taiwan con noi? Beh, Taiwan per esempio fa i semiconduttori più importanti al mondo, è la numero uno. Se non ci arrivano, se aumentano le materie prime, sale l'inflazione, cioè dettagli, ma che possono incidere sul vostro lavoro. E quindi saperlo, uno sa che dovrà probabilmente capire dove saranno i prossimi costruttori di semiconduttori. Ho fatto un caso, ho detto una banalità ovviamente, ma per spiegare come tutto è interconnesso e come se uno capisce dove andare, forse può capire meglio il suo percorso anche personale. Poi uno può sapere quello che avviene soltanto per suo piacere personale, perché così capisce chi è, capisce dov'è, capisce che cosa succede, capisce perché si deve forse non impegnare, ma almeno studiare di più. Poi uno mi può chiedere, ma che tipo di politica posso fare? La politica non è faccio il deputato, faccio il consigliere comunale, faccio il consigliere di circoscrizione. La politica è, come dire, la partecipazione alla vita sociale e politica del mondo, è volontariato in un certo senso politico. Può essere anche volontariato sociale, che si avvicina molto alla politica, se il tema su cui io mi impegno è un tema correlato con la necessità di diritti negati, per esempio. Uno che per esempio ha seguito i referendum che sono stati fatti recentemente per l'eutanasia, se era di quell'idea, ebbene ha fatto volontariato politico, ha raccolto delle firme. Ha fatto quello che viene chiamata pre-politica, cioè non è proprio la politica intesa come sede istituzionale dove si prendono le decisioni per cambiare, come dire, le leggi, barra i regolamenti, barra gli indirizzi di un comune, di una città, di una regione o di un paese. Non è soltanto lì che si fa politica, la politica è larghissima, però c'è un punto centrale
sul quale io non demordo. La politica è contenuto, la politica è proposta, la politica è che cosa possiamo fare. Senza contenuti non c'è la politica. E torno a quello che ho detto all'inizio. Quando ho visto uno di questi corsi che ci sono in giro di scuola di politica che diceva come fare il volantino, l'ho trovato molto ingenuo, ovviamente. Ma se io non so che cosa voglio dire, se io non so che contenuti voglio portare, se io non so che battaglia voglio interpretare, se io non so che cosa voglio portare per i miei concittadini, nel piccolo, nel grande, sempre più nel grande, man mano che vado avanti, più che guardo questo mondo dall'alto e lo capisco, se io non porto questo, non faccio politica. Faccio un lavoro che potrebbe portarmi, se sono abile a fare politica, ma divento una professione sterile, senza contenuti, come un cantante che non sa cantare, non so come dire. La politica è un'arte bellissima, perché devi portare a sintesi tantissime componenti che la società necessita, le devi portare a sintesi cercando di, come dire, di compensare una con l'altra in modo tale che sia tutto armonico e funzionale, e funzionante soprattutto. E quindi è un'arte fatta di mediazioni, di compromessi, di astuzie, di tutto quello che voi volete per arrivare a quell'obiettivo. Partendo però da un ideale, perché questo mi sembra fin troppo, ma almeno da un'idea, da una battaglia, da una passione, da qualcosa che uno sente di cui la società ha bisogno e che lui è portatore di questo. Se uno ha dentro questo, è già in politica. Non ve lo voglio far tutto lunghissimo, perché sennò qui non finiamo più. Vi dico i titoli. Noi vedremo il mondo di oggi. Un video sarà sugli imperi geopoli attuali, Stati Uniti, Cina, Europa e alcune altre realtà che sono conformi, Russia e così via. Parleremo delle grandi trasformazioni in atto. Noi siamo in un periodo di grandissima trasformazione, quindi parleremo ovviamente della rivoluzione tecnologica, parleremo del clima, parleremo dell'aging, cioè dell'anzianità di alcuni mondi rispetto alla giovinezza di altri, vedi l'Africa. Poi parleremo delle aree calde. Ho detto una prima, morire per Taiwan, questa è un'area caldissima. Il Medio Oriente è un'altra area caldissima. Pakistan e India, un'altra area caldissima. Il Sahel è un'area caldissima, veramente calda, nei fatti anche la temperatura, ma soprattutto perché lì si annida il terrorismo futuro. Poi parleremo dell'Europa. Bene, analizzeremo insieme anche al nostro paese, all'Italia, perché visto che siamo qua e uno poi farà politica qua, io italiano parlo, non lo faccio in inglese, di conseguenza di questa dobbiamo parlare. E poi entreremo nella politica politicante, se posso dire così, in un certo senso, ma io parto anche qui dalle idee. Cioè, quali sono le ideologie, quali sono state e quali saranno, che sistema di valori sottendono a queste ideologie, parleremo dei partiti e che tipo di rappresentanza riportano e come saranno i partiti nel futuro soprattutto, che non saranno più i partiti del Novecento ovviamente. Parleremo poi della comunicazione politica, perché poi quando uno dice io ho l'idea, ho l'ideale, tutto quello che volete, poi la deve esprimere. Come la esprimerà? Chi la dirà? Come la dirà? E infine entreremo nel vivo. Proviamo a immaginare una campagna elettorale. Io nella mia vita ne ho fatte tantissime. Direi quasi tutti vincenti, tra l'altro, quindi ho un buon record. Passavo per un buon comunicatore, anche un buon campagnardo che faceva buone campagne. E quindi anche su quello ne parleremo, ma ne parleremo molto in dettaglio. E poi tireremo le conclusioni. Però per terminare io vi lascio con questa prima, prolusione, che è la prima puntata, una prolusione sull'impegno politico, che è fatto di passione, di ideali e di capacità di portarli nella società. Grazie mille.